Ti sei mai chiesto quante proteine devi assumere nelle diverse fasi, definizione, mantenimento e massa? Scopriamolo insieme. Benvenuto sul mio canale YouTube, Emil Fitness, personal trainer online da 7 anni. Tramite il mio servizio di coaching online cerco di aiutare tutte le persone a stare meglio, trasformare il proprio fisico e raggiungere i loro obiettivi. Questa è una domanda che viene fatta e tutti si chiedono, ovviamente, almeno una volta, quando iniziano a fare palestra. Quante proteine devo assumere? Durante la definizione è la fase in cui, dal mio punto di vista, dovremmo assumere più proteine. Questo perché siamo in catabolismo, abbiamo più fame e le proteine sono il nutriente più saziante. Possiamo quindi assumere un introito proteico maggiore. Io consiglio sempre, se non siete obesi, quindi se siete sotto il 25-30% di massa grassa, di calcolare le proteine sulla massa magra, non sul peso corporeo. Cosa vuol dire? Se io peso 80 kg e ho il 20% di grasso, sono 16 kg, quindi calcolerò le proteine su 64 kg, di peso corporeo e non su 80. In definizione, io consiglio di stare dagli 1,8 ai 2,5 grammi per chilogrammo di massa magra. Questa cosa vale anche per le ragazze. Se ad esempio ho 64 kg di peso corporeo, dovrò stare moltiplicando per 1,8 a 2,5. 5, siccome 64 è difficile, non riesco a farla a mente, facciamo 100, dovrò stare dai 180 ai 250 grammi di proteine al giorno. Ovviamente se siete 100 kg di massa magra, immagino che siate dei bei bestioni. Durante il mantenimento invece è molto più flessibile la cosa, nel senso che la quantità minima per il mantenimento della massa muscolare è 1,5 grammi per chilogrammo. E quindi possiamo avere un range più ampio, dagli 1,5 ai 2,5, anche ai 3. Ci sono studi infatti che confermano che il corpo umano può resistere, situazioni ovviamente di salute, di benessere, di attività sportiva, anche fino a 3 grammi per chilogrammo di proteine. Ma dal mio punto di vista, io ho provato ad avere introiti proteici così alti, sulla mia esperienza non ho visto grandi cambiamenti, anzi era quasi più la spesa di pollo e manzo e tutto quello che dovevo mangiare per arrivarci, che i benefici. Infine, invece, questa è una grande misconception, ovvero fraintendimento o idea un po' sbagliata che c'è nel fitness. Tutti pensano che durante la massa devo mangiare un quantitativo astronomico di proteine. In realtà non è affatto così, durante la massa possiamo mangiare anche meno proteine rispetto alla definizione del mantenimento, quindi possiamo stare tranquillamente sull'1,5-2 grammi per chilogrammo, sono più che sufficienti per aiutare la vostra massa muscolare a crescere, perché durante la massa in realtà ciò su cui devi concentrarti sono i carboidrati e i grassi. È infatti da essi che dovresti avere il maggior apporto calorico e di nutrienti, perché sono i due nutrienti più anabolici che esistono, nel senso che i carboidrati, tramite la stimolazione dell'insulina, tramite l'apporto di acqua a livello intracellulare, tramite appunto l'apporto calorico e i grassi che facilitano l'assorbimento nelle cellule dei nutrienti, aiutano la situazione ormonale, testosterone, produzione di ormoni e così via, insomma. Durante la massa ti ribadisco che il nutriente fondamentale sono carboidrati e grassi. Le proteine vanno chiaramente assunte in un buon quantitativo, ma non così elevato come invece si pensa solitamente. Quindi questi sono i range tra i quali ti consiglio di stare. Ovviamente se hai malattie, se hai un rene in meno, se hai problemi di vario genere, a fegato o reni, vai dal medico, fatti seguire da un medico sportivo, un nutrizionista sportivo che sia in grado di seguirti per le tue patologie. Se sei una persona sana, queste indicazioni possono andare bene, ovviamente non si sostituiscono poi al parere dei professionisti, ma sono un valido punto di partenza per tutti coloro che magari all'inizio si chiedono nella loro attività fitness quante proteine devo assumere. Non c'è molto altro da dire, quindi ti lascio ai prossimi video. Grazie di avermi seguito, iscriviti al canale per vederne tanti altri e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!